Nella controversia senza fine tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli, giurata e concorrente di Ballando, c'è chi sa esattamente da che parte stare. Parliamo di Rita Dalla Chiesa, volto di Forum e deputata di Forza Italia, che più di una volta si è schierata in difesa dell'ex opinionista del Grande Fratello. E di nuovo qualche ora fa la Dalla Chiesa ha colto l'occasione per attaccare con parole infuocate non solo Selvaggia, ma tutta la giuria del programma di danza Rai. Anche se nell'ultima puntata, a dire il vero, non c'erano state grandi polemiche che coinvolgevano la Bruganelli, vediamo qui sotto tutti i dettagli. Scontro Bruganelli-Lucarelli, l'affondo di Rita Dalla Chiesa. Nell'ultima puntata di Ballando con le Stelle, ai concorrenti è stata data l'opportunità di dedicare la propria esibizione a persone care. Così, Sonia Bruganelli, per una volta protagonista senza polemiche, ha voluto omaggiare il figlio Davide Bonolis, che sta attraversando un periodo piuttosto complicato. E a seguire, lo stesso Davide ha dimostrato di apprezzare il gesto, condividendo sui social alcuni scatti insieme alla madre, con tanto di dedica tenerissima presa dalla canzone Supereroi di Mr. Rain. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro. Il post di Bonolis è stato ricondiviso dalla Bruganelli e a un certo punto è arrivato, tra i tanti, anche il commento infuocato di Rita Dalla Chiesa. Un intervento molto duro, ovviamente in difesa di Sonia, che ha decisamente spiazzato gli appassionati di Ballando. Quanta cattiveria, ha esordito la deputata di Forza Italia, quanto acidume, quanto poco sapete della vita e dei dolori di questa donna. Ma lo sfogo non si è certo concluso qui. Non azzardatevi a toccare figli e famiglie nei vostri commenti, ha proseguito poi la Dalla Chiesa. Nessuno viene a giudicare quello che succede in casa vostra. Soprattutto nessuno va a mettere il naso in casa Lucarelli. Mai vista una giuria così manipolatrice e inutilmente violenta. Ogni parola è una pietra. Peccato, quest'anno il cast è davvero di livello. Per adesso le parole dell'ex conduttrice di Forum non hanno ricevuto risposta né da parte della Lucarelli né dagli altri giurati. Ma fa specie che questo attacco arrivi proprio dopo la puntata di sabato scorso. Infatti, in quell'occasione nessun giudice, neppure la velenosissima Selvaggia, si è permesso di criticare la performance della Bruganelli dedicata al figlio. Viene quasi il dubbio che Rita Dalla Chiesa avesse voglia di sollevare un bel polverone. Giusto per rinfocolare...